Spagna, la finivo con la considerazione che in Europa, nelle università, per esempio un moralista, un professore di filosofia morale che si chiama John May, che era famoso alla sua epoca, si domandava se i selvaggi che vivevano in America, che facevano sacrifici umani di massa, cannibalismo di massa, avessero o meno un'anima e se non dovessero essere fatti, secondo la dottrina aristotelica, molto ragionevole, dottrina aristotelica, se non dovessero essere fatti schiavi per natura. Isabella la cattolica, perché così la chiama ufficialmente Alessandro VI, Isabella non è d'accordo, ma perché non è d'accordo? Insegna lei morale all'università? No, lei semplicemente è cattolica, conosce la Bibbia, sa che Dio crea ogni uomo a sua immagine e somiglianza, quindi sa che un cristiano non può fare schiavi, non esistono schiavi per natura per un cristiano. Isabella, lo vedremo questo in altre pillole, fa delle dedica al governo delle Indie delle istruzioni, delle ordinanze, dovremmo dire, meravigliose. Però oggi io voglio vedere solo cosa scrive nel suo testamento. Lei muore nel 1504 e nel suo testamento ricorda agli eredi, il marito che non è il suo erede, però insomma lo deve, ricorda anche a lui queste sue volontà, ma ordina alla figlia Giovanna, cosiddetta Giovanna la Pazza, e al marito Filippo d'Asburgo, ordina quello che devono fare. Sentite, allora, lei ricorda la lettera, le lettere che Alessandro VI le ha indirizzato per dire quello che doveva fare, per concedere a lei il patronato sulle zone che eventualmente fossero conquistate, e dice Isabella, la nostra principale intenzione è stata quella di fare in modo di indurre e attrarre i popoli che le popolano a convertirsi alla fede cattolica e quindi inviare a tale isole e terraferma prelati e religiosi e chierici e altre persone dotte e timorose di Dio. I migliori, Isabella invia i migliori religiosi che aveva a disposizione. E poi questo è il punto veramente cruciale che cambia la storia, perché cambia la storia del continente latinoamericano, della parte spagnola del continente latinoamericano che è immensa. Allora scrive, supplico il re mio signore molto affettuosamente, certo, è il marito. Sara chiamava Abramo suo signore e lei allo stesso modo, supplico il re mio signore molto affettuosamente e raccomando e comando alla principessa, mia figlia, l'erede, Giovanna, raccomando e comando alla principessa, mia figlia, e al principe, suo marito, che così facciano e adempiano, e che questo sia il loro principale fine, e che si metta molta diligenza in questo, e adesso arriviamo al punto, e che non consentano né causino che gli indiani, i residenti e gli abitanti delle Indie e terraferma da raggiungere ricevano danno alcuno nelle loro persone o beni, ma al contrario, che siano bene giustamente trattati e se hanno ricevuto qualche danno che lo rimedino. Isabella sta dicendo che nessun indio deve ricevere danno nella propria persona, cioè nessuno deve essere ridotto in schiavitù né nei propri beni. Gli spagnoli non devono derubare le proprietà degli indi. Una donna di uno spirito, di una forza gigantesca che ha cambiato la storia, anche perché poi la corona di Spagna si è attenuta a questi desideri della regina che aveva reso possibile la colonizzazione del nuovo mondo. Tutti i re di Spagna hanno rispettato la lettera, nessun indio delle terre, dagli spagnoli è stato fatto schiavo. Mi sono permesso di far passare questo passaggio di Angela Verricciari, che ha molto lavorato sulla questione della Napoli e del Libero delle Spagne. Perché?
perché ha molto a vedere con il tema di questa sera, con l'imperatore Spagna, quindi con Ferdinando il Cattolico, ma soprattutto con la grandissima regina Isabella, nasce la più grande evangelizzazione cattolica della storia. Nasce l'impero di Spagna, che il sole non vedeva mai da lontano, ma soprattutto ci fu questa evangelizzazione, questo non con, nel colonizzare, non come fecero gli anglosassoni o i francesi, che non si confusero con, e che non fecero promiscuità con le popolazioni indigene, ma addirittura dopo 8 anni tutta l'America Latina fu convertita e ci fu una mescolanza di quelle nobili tra gli europei, quindi i mediterranei, i latini che venivano dalla Spagna, quando regnavano tutto quello che era l'Europa mediterranea e le popolazioni indigene. Infatti ci fu il senso del mediciato perché non ci fu la dominazione. Questa è stata una grandissima, ancora oggi si vive con questo grandissimo senso di civiltà, e questo, secondo il mio modesto parere, forse il professor Bianconis sarà più, poi capirò se questa mia riflessione può essere l'altra, non poteva non accadere se il gran capitano qui su Garigliano, la stessa Urca, non avesse sconfitto i francesi, perché molto probabilmente la storia avrebbe preso un altro verso, non avrebbe preso il verso, quindi il regno di Napoli sarebbe stato francesizzato nella maniera loro, quindi ci sarebbe stata una provincializzazione della fede cattolica, perché i francesi sono molto provinciali in questo, e quindi veniva meno la visione universale del cattolicesimo e dell'impero delle Spagne. Quindi il gran capitano, con la battaglia del Garigliano nel 1501, che è stato fatto in due passaggi, sotto il ponte di Maiano sotto Subio e poi quella definitiva al sud Garigliano, cioè adesso il ponte borbonico, se non avesse vinto, non avesse sconfitto i francesi, credo che la storia avrebbe preso una piega diversa. Ecco perché ho fatto questa premessa, per far capire Isabella di Spagna, che è stata una grandissima regina, che a parte che nel 600, nel 500 e nel 600, da noi si chiamavano tutti Isabella, quindi per far capire l'impronta di questa grandissima regina. Quindi questo è quello che mi sono permesso di fare, questo cappello introduttivo. È una mia visione personale, può essere condivisibile o non condivisibile, ma io personalmente sono convinto di questo. Prima di dare la parola, noi avete letto Intermezzi teatrali, noi abbiamo il nostro Raimondo Dottore, il patriarca dell'Alta Carriera Lavoro, una delle ultime persone che non assorbe cultura, ma crea cultura, che avete ammirato nell'ultimo convegno che è stato fatto proprio qui, parlando di brigandaggio dei sanbilisti, però oggi ci farà, ha scritto dei testi, dei temi, dei monologhi teatrali in lingua latina, lingua della terra di lavoro, lui viene latino, quindi però è comprensibile, attinente a questo personaggio. Quindi lui aprirà e chiude dal convegno. Grazie. Grazie. Faccio subito chiedere di andare a entrare anche nella diretta per chi ci sta seguendo da Facebook. Allora, quindi io sento. Come è buono, esatto. Forse sentito sicuramente esce nella diretta. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Raimondo e so uno che ai convegni parla di dialetto, quindi il dialetto che se mi rendo alla polina e allora parla di dialetto. Se tu per interessare un po' di storia, visto che è stato qua probabilmente civico, trovare un periodo che è proprio un po' chiuso e complicato, la storia di Napoli dal 1400 fino a verso la fine del 1500. Cioè si capisce qua c'è un vince, un giuro dei baroni, il chiesto, il chiamare, Aragona, Sucre, ma c'è lui, però ma sì, parlavo proprio dell'ultima anno di 1400 e di primo anno del 1500, e già qua è abbastanza complicato. Perché c'è stato, se non mi sbaglio, 1499, trattato di Malaga, 1499, trattato segreto a Malaga, Ferdinando II d'Aragona, re d'Aragona, si mette d'accordo con Luigi XII e decidono che i regni di Napoli resta spartiti in due, metà agli Aragona e metà agli Calabria e Puglia,
toccata nella ragione, perché noi diciamo sempre spagnolo, però abbiamo capito che in Spagna c'è stato il regno d'Aragona e il regno di Castiglia. Se erano sposati Ferdinando II e Isabella, 1796, sono in Spagna, scusami, provocate, sono un po' complicate, ma i due regni di fatto conservavano, erano autonomi, quasi indipendenti, e il restare era vicino al parecchio. Io per dire, mai capito se trattava di Malaga perché è stato fatto. Perché a Napoli ci stava Federico I d'Aragona, quindi il regno di Napoli già apparteneva ad Aragona, perché quando Carlo VIII, padre di Luigi XII, era conquistato il regno quando a Napoli ci stava nato che si chiamava pure Ferdinando II d'Aragona, pure se la storia è passata come Ferrandino. Era conquistato tutto il regno di Napoli, però grazie proprio al grande Aquitano di cui si parla stasera, lo aveva riconquistato, quindi il regno di Napoli era tutto d'Aragona. Mai capito perché Ferdinando d'Aragona è deciso di dare una metà ai francesi. Comunque così è stato. E Federico I d'Aragona, che era re di Napoli, e praticamente non si poteva fidare dei parenti, perché erano parenti stretti che Ferdinando II d'Aragona. Questa cosa, insomma, era da capire. E comunque, niente, chiamando il gran capitano, dice che erano occupati Calabria e Puglia. Dice, ma come, non sono finito per riconquistarlo? Cioè, sono da via di Aragona? Dice, no, ma ti erano occupati da loro. Perché l'avevano occupato? E perché Calabria e Puglia toccano e i francesi gli tocca Abruzzo, terra da lavoro, e Napoli. Federico I, che non era capito niente, a che punto si che fa, toglie il segreto da Corbis, che è re di Francia, Luigi XII, decidito da tutti i regni di Napoli, e tu mi dici cosa in Francia, infatti era una contea che si chiamava Meno, mi pare, una cosa del genere, inizio, okay. E quando si vede in Francia è stato scortato da miliziani d'Aragona, fra cui ci stava uno conosciuto che si chiamava Ettore Fiammesca, che a questo motivo poi passetto pure un po' per guai perché dice che si era messo i francesi, eccetera, eccetera. E va bene. Parte questa cosa, poi viene a finire la Liga. Viene a finire la Liga perché? Perché non erano calcolati prima di tutto la Basilicata. E poi non erano calcolati una cosa importantissima, la pecora. Poi dicevano, ma la pecora che c'è? La pecora non era importante. Perché in cima alla transumanza che partiva da Abruzzo si creava un giro economico enorme. La maggior parte dell'entrata fiscale dei regni di Napoli venivano proprio dalla transumanza. E siccome la transumanza partiva dal territorio che tanto doveva essere francese, che trovava il territorio che doveva essere spagnolo, dove veniva a pagare i soldi, non si trovava a casa. E insomma, vedi che è partita questa famosa guerra, che poi il gran capitano, come era uno che ci sapeva veramente pazzo, sai? Un fischio. Siccome era uno che mi stesse, aveva fatto alla fine, non c'era la guerra, e... qua a Sessa ci stavano i francesi alla da parte di Carignano. Perché ci stavano i francesi? Perché c'era stato uno dei tesori che ha fatto casino. Questo tesoro si chiamava Giovanni della Rovere. E Giovanni della Rovere era fatta una piccola congiura dei baroni locali, per cui era conquistata Sora, Cassino, cosa anche dei posti, insomma, e poi era data ai francesi, diciamo. Qua c'è stata la battaglia decisiva. E finita la guerra. E alla fine della guerra tutti i regni di Napoli è stato d'Aragona. Solo che quello che non so capito mai io,
non ce lo spiego per questo, ma non era la ragione pure prima. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere qui presenti.
gli organizzatori, la Proloco, e ringrazio l'Avvocato Ago per la gentilissima sua presentazione. E un saluto particolare también a los amigos que desde Córdoba están mirando esta pequeña charla sobre uno de los más destacados personajes de esa hermosa ciudad. E di solito si fa una relazione, poi ci sono le domande del pubblico. Qua, visto che stiamo facendo una cosa un po' particolare, stiamo parlando di un testo latino che è stato tradotto in italiano dal 500, è stato presentato in lingua laborina, di cui si discute in italiano con il mio intervento precedente, perché in spagnolo cambiano le cose. E infatti la domanda che è stata fatta prima dall'avvocato Pastoso, il quale mi ha detto come mai una persona che non è di Sessa si occupa di un personaggio di Sessa. E perché il duca di Sessa non è un personaggio di Sessa, o meglio non è un personaggio soltanto di Sessa, ma è un personaggio di livello internazionale, quindi perché? Perché è grazie a lui che viene realizzata la conquista militare, una riconquista militare del Regno di Napoli, e il Regno di Napoli passa per due secoli sotto la corona spagnola, o meglio, non passa sotto la corona. Il re di Napoli diventa la stessa persona che è anche re di Aragona. È stato prima spiegato da Rotondi che il Regno di Castiglia e il Regno di Aragona avevano due leggi diverse. Questo è un elemento fondamentale, perché altrimenti non riusciamo a capire quello che viene chiamato, generalmente in senso negativo, il periodo spagnolo di Napoli, la Napoli spagnola, e in realtà noi dovremmo chiamare Napoli per il punto ispanica. E io definisco imperiale ispanica questa collana che si occupa di pubblicare alcuni testi di cui parla il più importante, studioso del pensiero politico di questo periodo, che è Francisco Díaz de Tejada, che negli anni 60 scrisse una fondamentale opera, 5 volumi, ed è anche in computer, perché arriva dall'epoca dall'epoca aragonese, che arriva all'epoca di Filippo IV, quindi non riesce a completare il periodo di 20 anni di Carlo II, ed è scritta però in ben 5 volumi. Tenete conto che quando scrive la stessa opera sulla Sardegna ispanica non ce la vogliono gli amici sardi, e però in un solo volume copre tutta la storia dal 300 fino al 700. Niente, Napoli trova una tale ricchezza di materiale che 5 volumi non bastano per esaurire il libro. Quest'opera, scritta negli anni 60, è stata tradotta all'inizio di questo secolo, ahimè con molto ritardo, ma alla fine è stata pubblicata completamente in italiano, e quando abbiamo terminato di lavorare a questa traduzione, ci siamo resi conto che doveva essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, e quindi con alcuni amici spagnoli abbiamo avuto tra gli altri progetti quello di pensare una collana che parlasse dei testi che venivano citati in questa opera e portarli alla lettura del lettore contemporaneo, perché si tratta di testi che sono stati dimenticati, che si trovano magari nelle edizioni originali in biblioteche, per carità si trovano anche su internet, ma andatevi a leggere un testo di 300 pagine su internet scritto in caratteri antichi, è una fatica enorme che pochi sono disposti a fare, per cui si è pensato a questa collana che grazie all'aiuto dell'editore D'Amico è arrivato adesso tra poco sarà pubblicato il sesto volume sul periodo di Masaniello, e che ha in questo appunto volume dedicato al Gran Capitano
un momento molto interessante. Perché? Perché il, questo testo, prima parliamo del testo e poi parliamo del personaggio che parla del testo, intanto chi vorrà leggere nella nuova edizione noterà che ci sono, generalmente c'è una indicazione biografica sull'autore. Qui gli autori sono tre, perché abbiamo innanzitutto Cantaniccio, che era vescovo di Penne, spinto, diciamo, imposto dal Gran Capitano, quindi scrisse immediatamente dopo la fine della guerra, nel 1504, nel 1505 scrisse e pubblicò questo poema epico in lingua latina, che ebbe un discreto successo perché nel giro di due secoli ebbe ben cinque, nel giro di un secolo ebbe quattro edizioni e un'altra nel 500, nel 700. Ma a fianco di queste edizioni latine ci furono ben quattro edizioni che dalla fine del 500, 1595 per esattezza, fino al 700, ebbe quattro edizioni della traduzione in quattro mani di nome. Voluta questa traduzione da un nipote di un personaggio che ricorre nel poema e che era il segretario del re di Napoli e di Sicilia, che ad Aragona, che fu in costante contatto con il Gran Capitano. Si tratta di Bernardo Bernaudo. E il nipote Gian Maria Bernardo volle che quest'opera venisse tradotta in italiano. Perché? Perché è vero che se si scrive in latino si raggiunge tutta l'Europa, quindi tutto il mondo civilizzato, però è anche vero che se si scrive in lingua volgare si raggiungono le persone di tutti i livelli, come noi. Come noi. Proviamo a leggere adesso in latino, proprio il senso della sentenza che fu scritta un popolo in volontà per arrivare, questa sentenza più a se stessa, per arrivare al popolo, per arrivare facilmente, visto che veniva utilizzata sempre la lingua latina, quindi è un po' questo. Sì, perciò adesso non voglio divagare troppo e parlare di cose di cui parlerete profondamente la settimana prossima, però è chiaro che se io scrivo, io devo decidere a chi rivolgermi. Se voglio rivolgermi all'intellettuale di tutto il mondo, scrivo in latino, ed è stato fatto questo fino a pochi decenni fa. Negli anni 60 gli studiosi finlandesi che studiavano testi latini medievali facevano i commenti in latino, perché se li avessero fatti in finlandese la loro opera sarebbe rimasta sconosciuta, in attesa che qualcuno si degnasse di tradurla, magari in inglese. Invece scrivendo in latino venivano diffusi in tutta l'Europa. La stessa cosa veniva fatta sul tempo. Se io scrivo in latino vengo letto in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Spagna, però se scrivo in lingua volgare vengo letto non soltanto dagli intellettuali ma da tutti. Quando Dante mette mano al suo grande al suo capolavoro, conscio di scrivere un'opera, la sua opera fondamentale, l'opera della sua vita, decide di scriverla prima in latino, ma poi cambia idea, la scrive in italiano perché vuole raggiungere tutti, perché è un'opera religiosa che vuole raggiungere tutti. E questa opera, che è un'opera che canta la grande amicizia che esiste tra le genti di Spagna e le genti di Napoli, viene scritta prima in latino per le persone colte, ma poi viene tradotta in lingua volgare perché possa essere conosciuta da tutti e far conoscere i grandi personaggi che vengono cantati. Innanzitutto il grandissimo Gran Capitano e supposatamente anche quel Bernardo di cui il nipote teneva a perpetuare la memoria, affiancandolo a quello che colui che era diventato Duca di Sesta. Ora, io prima ho detto dell'importanza dei diritti, del diritto diverso tra i vari stati. Non so se sia presente qui fisicamente il libro sul diritto del Regno di Napoli, che è l'editore, ma anche diverso da quello di Spagna, cioè il diritto di Castiglia era diverso dal diritto di Aragona, il diritto di Napoli era diverso dal diritto di Sicilia, che era diverso dal diritto di
tra il regno e il cielo. Non facciamoci distrarre dal termine dicere che viene utilizzato per la prima volta proprio per Fernando Gonzalo sul Cordova, che diventa il primo viceré di Napoli. È vero, lui, il titolo è quello di viceré, ma Napoli non è un viceregno. Napoli è un regno in cui il re è anche re delle Spagne e anche re della Nuova Spagna e anche duca di Milano, eccetera, eccetera, eccetera. Re di Sicilia, se prendete la lista dei titoli di Filippo II, prende quasi mezza pagina di testo. Questo perché? Perché rimanevano distinti i singoli diritti dei singoli regni, dei singoli ducati, eccetera. È vero che c'è la figura di un viceré, che però, ripeto, non trasforma il regno di Napoli in un viceregno, per cui le leggi di Napoli sono diverse da quelle di Sicilia. Ma si dice di Sicilia, di Castiglia e di Sicilia. Tenete conto che anche la famosa problematica delle tasse, che viene sempre detto che ci sono rivolte perché c'è una tassazione imposta dalla Spagna, non è vero, sono gli organi del Regno di Napoli, come gli organi del Regno di Sardegna, del Regno di Sicilia, eccetera, eccetera, che magari un po' succubi accettano dei nuovi donativi, però generalmente gli studiosi, citerò soltanto Giuseppe Coniglio, che è più importante studioso di questo argomento particolare, l'economia del Regno di Napoli nel periodo ispanico, Giuseppe Coniglio dice che le tasse esistevano da prima e esistettero dopo, quel tipo di tasse, esistevano i donativi che erano volontari. La famosa rivolta di Masaniello non scoppia perché è imposta una nuova tassa sulla frutta, perché viene chiesto un donativo al regno delle Spagne perché si combatte una guerra comune nelle Fiandre. Non viene imposto, viene richiesto, viene concesso in un primo momento, ma come si paga questo donativo? C'è chi propone una cosa, chi propone un'altra, e alla fine sapete che viene proposta ed accettata l'idea di mettere un'imposta sulla frutta. Questa imposta fa esplodere la rivolta popolare, però quando il governo Masaniello impone la sua volontà, come prima cosa conferma questo donativo, perché dice importante che noi contribuiamo alla guerra in Fiandre, visto che la guerra sta lontana da noi, grazie alle Spagne che impediscono la guerra di arrivare a noi, noi dobbiamo contribuire, ed è giusto, solo che non vogliamo contribuire pagando sulla frutta, perché è una tassa che pagheremo soprattutto i più poveri, che mangiano solo frutta, ovviamente la carne è un bene di lusso, ma deve essere trovata un altro tipo di imposta, perché anche i più ricchi paghino, ma non viene messo in dubbio il fatto che si ritenga giusto che Napoli contribuisca economicamente alla guerra nelle Fiandre. Questo appunto perché si vuole in questo modo, andando a vedere i documenti e per esempio il prossimo testo che viene pubblicato dalla collana Napoli Imperiale Ispanica, pubblicando un documento rarissimo, cioè un manoscritto seicentesco inspiegabilmente mai mandato alle stampe in quattro secoli di storia, si può in questa maniera far conoscere che non esiste soltanto la cosiddetta vulgata, quella che continua a ripetere la storia del malgoverno, del viceregno, eccetera, eccetera, ma esiste un diverso tipo di approccio che noi dobbiamo riconoscere che non soltanto nel mondo dell'arte, perché nel mondo dell'arte tutti dicono che il maggior momento di grandiosità, abbiamo visto un meraviglioso quadro di Luca Giordano nella chiesa della Cattedrale,
cattedrale di Sessa, non soltanto nell'arte c'è questa inclusione, questa meraviglia, i più grandi autori che noi conosciamo sono appunto da Giordano, Falcone, Caravaggio, come soprattutto forse, ma non è soltanto nell'arte che si esprime la religiosità, ma anche nella politica. E guardate che non ci può essere grandiosità nell'arte se non c'è una serenità politica. Purtroppo in questo momento in paesi disgraziati come il paese del terzo mondo, del Medio Oriente, in cui c'è la guerra, fino a poco tempo fa si parlava di questa terribile guerra, adesso vabbè, ci sono altri scenari di guerra, si parla di altri, comunque qualsiasi paese sotto le bombe non riesce a produrre arte, ci vuole serenità, ci vuole pace, ci vuole mentalità che spinge l'arte. Faccio soltanto un esempio, il caso più importante, uno dei più importanti di Napoli, il Piemonte della Misericordia, basterebbe già solo la storia del Piemonte per rendersi conto di come la mentalità dei re cattolici venisse, che non è soltanto un titolo, ma è una... loro sentivano realmente di essere cattolici, e lo hanno dimostrato nelle leggi delle Indie. E i re cattolici, a differenza del re cristianissimo francese, che era re di nome, ma era disposto a fare i patti col turco per combattere un altro re cristiano come il re di Spagna, i re cattolici avevano trasposto la loro mentalità di aiuto ai più miseri anche nella aristocrazia napoletana. E sette aristocratici costituiscono il Piemonte della Misericordia. Sono sette e dicono: chiamiamo il più grande pittore del momento, il Maradona del Cannello, scusatemi la licenza poetica, e gli fanno fare le sette opere di Misericordia, che sono di Napoli. A quel punto un'altra congrega di nobili, la più importante del Settore Peninsula, perché è la congrega di San Gennaro, quella della cappella in cui si conserva la teca con il costante di San Gennaro, dice: bene, come noi siamo meno di loro, e poiché il precedente re dice re ebbe la gentilezza di ammirare così tanto il quadro che stava nella cappella di San Gennaro, a portarsi in Spagna, tornandosene, poi facciamo un altro quadro e chiamiamo il più grande pittore. Nel frattempo Caravaggio era morto, il più grande pittore in Italia dopo Caravaggio era Guido Reni, e quindi chiamo Guido Reni e lo fanno venire a Napoli, lo invitano. Guido Reni non può venire da Bologna, manda però un suo allievo per vedere la luce, la disposizione, la grandezza, e in maniera un po', vogliamo dire, gabonistica, insomma, non è elegantissimo quello che è successo, il maggiore pittore che in quel momento lavorava a Napoli, perché allora Napoli attraeva culture e non un'operazione dei cervelli, cioè Giuseppe de Ribera, lo spagnoletto, lo fa pugnalare per far dare un messaggio a Guido Reni: qui pinto io, qui dipingo io. Non fu elegantissimo, però da l'idea di che sono gli interessi che aveva di voler passare alla storia, quindi avere questa commissione importante, perché per il quadro di Caravaggio fu spesa una cifra incredibile, questo detto il Maradona del Cannello, e dipinse questo quadro, vedete, il martirio di San Gennaro, che non è un olio su tela, ma un olio su lastra di rame zonzo, molto pesante, perché volevano evitare che di nuovo un altro lucero dicesse: che bel quadro, quasi quasi lo accetto in dono e me lo porto in dono. Toglierlo dal legno, arrotolarlo e portarlo. Con questo quadro, che vedete tuttora, è su un supporto di metallo pesantissimo, non si può certo portare.
Questo perché, ripeto, la mentalità era tale che si poteva dedicare all'arte perché esisteva una serenità, una disponibilità a pensare a queste cose, dovuta anche al buon governo del momento. Un governo che, ripeto, vede Napoli, secondo l'autore che dicevo prima, Francesco di Assetecada, non come seconda città di cui diceva prima città del regno, anche perché Madrid allora era poco più di un villaggio che andava man mano crescendo, mentre crebbe forse meno della stessa, molto meno. 15.000 abitanti. Sì, però non aveva tutto il peso di stessa, non aveva la ricchezza artistica di stessa, non aveva la storia di stessa. E fu scelto proprio per questo, per ricreare, non evitare di vivere dalle altre città più importanti, come la Cordova, del personaggio di cui stiamo parlando. Chi era Fernando González di Cordova? Era un generale. Se posso dire su come parlavamo d'arte, prendo spunto anche da questo argomento, proprio per dell'esercito francese. Questo episodio ricorda la scoperta del corpo dell'avversario e se voi pensate alla fine che fa il corpo di Manfredo in Svezia dopo la battaglia di Benevento, qui abbiamo invece il contrario, cioè mentre in quel caso c'è stato il disprezzo confronti del nemico vinto da parte dell'invasore francese, qui abbiamo il generale, uomo d'arme, ma cavaliere veramente cristiano, che rispetta il nemico vinto e quando glielo portano, anziché spogliarlo e farsi bello delle armi da fare al vincitore, decide di a poche spese fargli creare un monumento funebre degno del suo avversario, perché riconosce la grandezza, la forza, il coraggio dell'avversario e non lo umilia semplicemente perché l'ha vinto, e quindi diventa lui stesso più grande. Del resto, il Duca di Sessa si caratterizzò per essere un cavaliere. L'ultimo cavaliere medievale, potremmo dire, perfettamente cattolico, che prega prima di andare a combattere, combatte soltanto perché ritiene che la sua guerra sia una guerra giusta, perché altrimenti si rifiuterebbe di combattere se il re imponesse una invasione a un territorio diverso. Allora si parlava prima del trattato segreto. Il trattato segreto è un po' effettivamente una macchia, un po' l'unico momento, diciamo così, un po' machiavellico di un re peraltro effettivamente cattolico, e viene rotto questo accordo dai francesi che iniziano a invadere, appunto perché non si è ben stabilito la Basilicata che deve andare, quindi invadono perlomeno all'accordo preso. Però c'è un dato di fatto che mentre i francesi facevano riferire il proprio diritto
del trono di Napoli agli Angiò, quindi è una dinastia che già da un secolo non era più padrona di Napoli, gli aragonesi facevano servire ai cugini d'Aragone. Il problema era che il re Ferrandino era mi viene nuovamente il termine bastardo, diciamo, non era bastardo nel senso non di offesa, nel senso che non era legittimo. Scusate un attimo la ripaianza, non era, era figlio naturale, quindi il cugino diceva no, i suoi diritti ricadono su di me, perché non posso ricadere sul suo figlio naturale, non è previsto, e quindi sono io. Il problema è che si era trovata la stessa Isabella la Cattolica. Isabella la Cattolica non era la primogenita, però la sorella maggiore era una sorella non naturale, non legittima, la Giulietta Bersaneta, e quindi per questo i nobili decidono di appoggiare lei e non appoggiare l'altra pretendente alla Giovanni. Non volevo ovviamente cambiare argomento, stavo parlando del Gran Capitano, proprio in due parole, cos'era questo tipo di Gran Capitano quando è diventato Duca di Sessa? Parliamo un po' anche della figura di Gonzalo di Corvo, parliamo del nostro territorio, diciamo, quindi come nasce questo tipo di Gran Capitano? Cosa rappresenta, giusto a chi ci sta seguendo? Per la sua bravura militare nella riconquista, in particolar modo del regno di Granada, che è l'ultimo dei regni che mori che sussistono in Spagna. Voi sapete che la Spagna è stata a lungo conquistata dai musulmani. Dalla battaglia di Covadonga, che è la prima battaglia dell'VIII secolo d.C., a fine del Settecento, alla 1492, intercorrono sette secoli di guerra continua in cui i re cristiani piano piano riescono a riconquistare palmo a palmo l'intera penisola iberica. L'ultimo regno a resistere è quello di Granada, e grazie all'abilità militare di Fernando Gonzalez riescono a avere ragione della difesa. Capitano è un titolo che corrisponde in questo senso a generale, capitano generale, corrisponde a generale. I gradi militari dell'antichità sono un po' diversi da quelli di qua, ad esempio si parlano tanto, questo vedete, sergente, in realtà significa sergente maggiore, corrisponde all'attuale maggiore, brigadiere corrisponde al generale di brigata, non sottufficiale, non alto ufficiale. Capitano generale è il generale. La genialità militare di Fernando Gonzalez è quella di modificare la struttura dell'esercito rispetto a quella medievale, che prima, diciamo che rivoluziona l'esercito moderno, fa diventare estremamente più forte l'esercito delle Spagne, ispanico, e lo fa diventare l'esercito che sarà il terrore dei suoi avversari per tutto il cosiddetto siglo d'oro, che va dal 500 fino alla fine del 600. Inventa il terzio. In due parole, che cos'è il terzio? L'unità militare che nasce con lui, e nasce a Napoli, tra l'altro, viene di Napoli. Dicevo che esiste il capitano ed esiste il capitano generale, non c'è una figura intermedia in quel momento, e lui inventa la figura del colonnello. E quindi crea queste coronerie, colonnello è il nome del
una regione romana, che sono gli ordini colonnelli, di 12 colonnelli. Per cui c'è una figura intermedia tra il capitano e il generale. Poi decide di suddividere questi, queste colonie in terzi, in tre. Un terzo, quindi abbiamo 2000 uomini, e questi terzi, dal nome un terzo, prenderanno il nome di unità tipica dell'esercito ispanico. Poi il nome è stato utilizzato anche durante il periodo borbonico e tuttora c'è un'unità che si chiama terzo. Il terzo, il primo terzo che nasce a Napoli, poi nasce in Sicilia e in Lombardia, e quando nel 1529 Carlo V li rinnova, li vede, il nome del terzo napoletano avrà il titolo, l'aggiunta il titolo di antico, vieco. Questo è il simbolo del terzo napoletano, cioè tutti i terzi veramente avevano, tutti i terzi sapevano le aste di Borgogna e poi dei colori diversi. Quello del napoletano è molto simile al terzo, alla bandiera imperiale, che è appunto bianca con la croce di Borgogna, e aggiunge nei triangoli superiori e inferiori l'azzurro. Questi sono il simbolo appunto del terzo napoletano. Che non significa che era fatto da napoletani, significa che nasceva nel Regno di Napoli. Poi c'erano napoletani nel terzo di Napoli, c'erano napoletani in altri terzi, e in particolar modo il terzo di Napoli si distinse in maniera particolare nel famoso sito di Castelnuovo, che non è un vasco angioino, bensì una città fortezza vicino a Ragusa, in attuale Croazia, Ragusa da Dubrovnik adesso, un pochino a sud, una trentina di chilometri a sud, che fu assalita da un po' dei veneziani. Rimase soltanto il terzo vecchio di Napoli, che si fece massacrare, ma non cedette, e però fisse 2000 uomini, fissero 20.000 perdite agli avversari turchi che avevano assediato per vari mesi la tennero sotto continuo attacco. Quest'uomo appunto inventò questo nuovo tipo di combattenti. Qualcuno dice il terzo non nasce perché un terzo della colonia, ma nasce perché erano in tre, c'erano picchieri, e soldati con la spada e soldati con gli archibugi, e il combattimento fatto dai tre gruppi armati in vari momenti della battaglia lo faceva diventare gruppo di esplorare. Lui aveva anche una visione, generale della battaglia, che qui proprio dopo la vittoria qua sotto Suvio, le prime avvisaglie sotto come Garigliano, lui te lo sconfitto, lui si ritirò proprio a Sessa e, come si dice, si riordinò le idee, riordinò tutto per poi superare l'attacco. Cioè capiva anche quando doveva ritirarsi per potersi riorganizzare, quindi proprio a Sessa aveva lui il suo atteggiamento generale. Credo che tra l'altro anche credo che sia stava proprio in questo palazzo, che si parla proprio di passaggio proprio dei cavalli che venivano qua sopra, cioè quindi aveva anche questa capacità di analizzare il momento della battaglia. Non era girato tra l'altro, è stato anche lui a Sessa. Sì, è stato insignito di vari titoli. E il primo, più importante, è quello di Duca di Sessa. Un titolo che tra l'altro continua ad esistere, però non più a Sessa. A me, l'attuale Duca di Sessa non è discendente di Fernando Gonzalo di Cordova, è di un'altra famiglia, perché il titolo poi si è estinto, perché la famiglia del gran capitano si estinse, però è stato dato da un altro
un'altra famiglia. Questo fa capire di che importanza avere ancora il titolo nobiliare della Sesta, perché se Juan Carlos ha cercato di avere un regno di nuovi figli, il mito di figli non è qualcosa. Ne abbiamo visto veramente, si tratta di un personaggio anche che ha anticipato i tempi, probabilmente una persona che ha saputo anche riformare e introdurre anche in ambito militare con nuove idee, sicuramente ha in un certo senso anticipato i tempi. Oggi noi vediamo purtroppo in questo periodo strategie militari, non solo, stiamo parlando con te di qualche secolo fa. Sì. Immaginiamo questi io mi è stato chiesto di parlare del libro e io ce ne do soltanto, dico in parte, però non tanto al contenuto perché voglio lasciare il piacere di leggerlo. Dirò una cosa che nel libro non è scritta o solo accennata, che però dall'idea di quello che era l'impero spagnolo, dall'idea di quello che era il governo spagnolo, che appunto viene generalmente criticato come il peggiore dei governi possibili, quando invece, ripeto, per avere una esplosione artistica quale nessuno può negare, doveva essere un governo pacifico e etico, perché altrimenti non si giustifica la grandiosità di quello che è creato. Lui mi ha colpito due cose di Fernando González Coro. Uno, che non è stato fatto principe, forse perché nell'Ottocento il titolo di principe si è un po' codificato, c'erano tanti principi, lui non viene fatto principe. Nel Cinquecento viene fatto principe, ha 4-5 titoli di duca, duca di qua, duca di Sant'Angelo, però non è mai principe. E questo mi ha colpito, però è anche una serietà, perché il titolo di principe viene concesso, forse uno che è già duca, non viene regalato così facilmente come è stato regalato nell'Ottocento, soprattutto durante le guerre carliste. Gli isabellini avevano il titolo della vittoria, il principe della vittoria, il principe di Vergara, eccetera, eccetera. Poi c'è un'altra cosa che volevo dire su questo. E la cosa interessante è questo, che il conquistatore del Regno di Napoli, il primo viceré di Napoli, torna in patria e viene messo sotto processo. Come? L'eroe... Potrei dire l'eroe di un uomo, di Napoli, per carità, il gran capitano, l'eroe dell'impero, cioè non so come volete chiamarlo, è messo sotto processo. Ora, per sapere che tutti gli altri funzionari, a partire dalla vicenda, venivano immediatamente messi sotto processo alla fine del loro incarico, perché dovevano giustificare la loro propria, dovevano prima di partire dichiarare le proprie ricchezze, e una volta tornati dovevano dichiararle di nuovo, e se c'era un'eccessiva distanza tra quello che avevano prima e quello che avevano dopo, dovevano giustificare. E molti infatti mi chiedeva perché è stato messo sotto processo, non l'ho detto, l'ho fatto dire la prima. E lui che l'eroe militare per eccellenza, il grande capitano, non semplicemente il capitano, il grande capitano, viene messo sotto processo perché deve giustificare alcuni ammanchi e tutto quanto. Lui si offende, subisce il processo, e però dice, ma io ho dato un regno, le leggi spagnole prevedevano, di Castiglia in particolar modo, che prevedevano appunto questo processo che veniva fatto automaticamente alla fine di ogni incarico, l'esperimentamento di ogni incarico, perché volevano evitare. Diciamo che voi direte, vabbè, ma una cosa è normale, se c'è uno che si è arricchito basta denunciarlo, e anche nella nostra attuale Italia immediatamente viene messo sotto processo. È una cosa diversa, perché io devo andare a denunciare un ministro, ad esempio,
denunciare il ministro delle finanze perché secondo me si è arricchito nel periodo in cui è stato Natale. E faccio una nota da Davide Montobodia. Se invece viene aperto automaticamente un procedimento, arriva un altro funzionario che chiama, che è a disposizione di chiunque voglia andare a dare testimonianza, e beh, insomma, è un livello un pochino più qualitario. Quindi la tanto criticata Spagna del siglo d'oro, che era l'apice della corruzione secondo alcuni, aveva questo sistema di controllo a cui, ripeto, il personaggio impareggiabile, il gran capitano che riconquista il regno, torna in patria e gli chiedono i conti. Controlliamo se è fatto tutto in regola, controlliamo se ci sono stati delle fughe di denaro. Vabbè, visto che ho citato prima, avevo detto i conti, possiamo ricordare che i famosi conti che aveva fatto il Polito Diego giacciono dalle parti di Capri in una che stavolta è fatta affondare appositamente. Cioè, posso aggiungere una cosa, leggendo il libro, la parte finale, io essendo di questa zona, cercando di individuare i posti, e anche fatto una descrizione geografica e territoriale dove venivano, ed è veramente minuzioso. E io personalmente mi sono fatto un'idea più o meno dove sono state fatte queste battaglie. Ed effettivamente poi il libro che onestamente viene veramente letto con molta fluidità, nonostante posso sempre più apprezzare la capacità comunicativa, quando abbiamo fatto pure quello di Pietro Masi, come si scriveva e si parlava una volta, tre righe, una pagina si scriveva, bastava per capire tutto quello che stava accadendo, no? Adesso che leggendo un libro composi, minuti, rigiri, No, dicevo Cesare, bene, di chi? Allora, tu dicevi prima il Belgio perché è il gran capitano. Allusiamo un po', ripeto, poi chi vuole leggere. Dice, l'unico peccato che hanno i cattolici è sono fragili per il fronte al cielo stesso. Ma per il gran capitano per questa cosa. Sinceramente questo non lo so, però io penso a due rappresentazioni visibili del gran capitano, tre con questa. Allora, qui abbiamo il gran capitano, giovane, però un quattrocentesco. Non era una foto dal vivo. Se noi andiamo a guardare in televisione o al cinema le rappresentazioni che è un capitano, troviamo due: una fatta di una bella trasmissione spagnola in 30 puntate, riproposta da Rai fino a pochi mesi fa, adesso non so se c'è ancora, Rita Bell, molto bella e molto attenta, anche se ogni tanto un po' troppo esagerata nel cercare pathos, però abbastanza rispettosa. In cui c'è questo gran capitano, giovane, secondo me, vabbè, io da uomo ovviamente essendo normale, non comprendo la bellezza, appreso la bellezza femminile, la posso giudicare, la difficoltà a giudicare la bellezza maschile. A me sembrava una persona un po' rotta, però del dubbio faccio, no? Che da giovane appunto è il capo della guardia del corpo di Isabella, poi in Italia a combattere, e pensavo all'altra rappresentazione che è un film con Bud Spencer che Ettore Fiamoso, non so se si chiama Ettore Fiamoso, no, è un altro titolo che è la sigla di Barletta, la scuola festa campanella, cioè la sigla di però molto bello quel film, non aveva un bellissimo titolo forse, comunque la sua sigla di Barletta con Bud Spencer. E cioè che il capitano viene fatto da Mario Scaccia, che è una figura nel film molto anziano e molto... È uno che deve andare sotto processo. No, un po' viscido, e sostanzialmente fa fare la sfida di Barletta semplicemente per prendere tempo, perché deve aspettare che arrivi i rinforzi, e allora non è interessato all'onore dei napoletani, ma è interessato a perdere tempo. Negativa, ma non è sicuramente il grande. Posso dire una cosa? Non vi anticipo nulla, ma sul libro c'è la descrizione di come andare realmente alla disfida di Barletta. Quindi, attenzione, come siete molto diversi, e, sono...
la realtà è ben diversa da quella che ci hanno narrato. Non vi anticipo nulla, che la parola bene che lo leggete da solo. L'unica cosa giusta di quel film, ripeto, che dà una visione non bella del Gran Capitano, è l'età, perché effettivamente il Gran Capitano aveva 50 anni, che allora era una bella età per quell'epoca. E allora io, quando mi sono reso conto e ho riletto la sua avventura nelle guerre d'Italia, in cui lui non combatteva, lo leggerete, se volete leggere questo testo, veramente affascinante, perché rispetto all'originale latino, pur avendo mantenuto il testo antico, ma si legge con molta facilità, ci possono essere paradossalmente testi del 500 come questo che si leggono facilmente, testi del 600 che sono molto più lontani nella lingua da quella che parliamo attualmente. Insomma, questo è uno che non andava gli altri a combattere, non era il generale che a tavolino stabiliva la tattica, la strategia, la tattica e poi mandava gli altri avanti a combattere, ma è uno che dava forza, soprattutto in un momento in cui si ritrova dopo la sconfitta del Garigliano ad avere una armata che rischia, insomma, di sbandarsi, che è stanca, che è affamata. Ci sono i suoi soldati che non mangiano da due giorni e vorrebbero arrendersi per poter vedere qualcosa sotto i denti, e lui chiede loro di combattere e riesce a tornarli e portarli alla vittoria, anche se sono spermati fisicamente, sono due giorni che non mangiano, però per farlo si mette lui in prima fila, ed è una persona di 50 anni. Adesso non so quale generale italiano o moderno o i vari Cadorna della prima guerra mondiale che facevano riuscire a sparare ai soldati italiani che non andavano a combattere, non andavano a cellare, e però stavano ben attenti nelle retrovie. C'è un abisso, e allora ci rendiamo conto di come i soldati, vedendo il proprio capo che era il primo ad andare di fronte al nemico, venivano presi infatti non è un caso che affiancato ai grandi comandi di Giulio Cesare c'è il Gran Capitano. Se si considera soprattutto che da pensionati non partiamo gli appartenenti alle forze dei doni, effettivamente ci mancano, si tratta di stare già in pensione anche adesso, giustamente qualcuno lo ricorda. E poi mi fa piacere ricordare anche che il ponte Borbonico di Arellano ricade anche il territorio del comune di Sesta Lunga, perché si trova esattamente a metà del comune di Sesta Lunga. Teoricamente quello è il tubo di Sessi, ma il fiume Garigliano allora prima era tutta terra di lavoro, perché non c'era. Ma il fiume Garigliano è campano, il Lazio inizia alla sponda opposta, quindi teoricamente purtroppo oggi ci ha pensato qualcuno a poterlo, quello era un ponte, tra l'altro un giorno speravo di fare un convegno sul ponte Garigliano, perché tra l'altro l'inaugurazione di quel meraviglioso ponte fu fatto da Ferdinando II partendo dalla sponda nostra, cioè, le cronache dell'epoca parlano di qualcosa di una festa mega galattica, quando andrebbe fatta una volta all'anno una rievocazione, secondo me andrebbe fatta alla grande, perché quel ponte è un gioiello di un modello universale. Ancora oggi vengono costruiti ponti su quello che ha fatto Luigi Giura, però sì, ci siamo permessi di fare un convegno su Luigi Giura, e quello che è qualcosa di incredibile. Secondo me adesso possiamo dire se qualcuno ha qualche certo, sentiamo se Sandro sicuramente sarà. Ma io sono un appassionato del Gran Capitano. Altro perché così consigliamo chi sta seguendo di ascoltare anche la domanda, però dovresti metterti dietro qui così ti guardiamo. Io più che una domanda devo fare una constatazione, io sono innamorato, diciamo, del personaggio storico, e sono stato insieme a un gruppo di sessanti a vedere la torre che sta nel museo di San Geronimo a Corto, a Granada,
tarda età. E questa è la moglie. Praticamente sono delle cartoline che vengono vendute là e abbiamo visitato poi la tomba e tutte la moglie del grande capitano ottenne da all'epoca e la, una cappella, una bellissima cappella barocca del convento di Sant'Angelo, dove poi sono rappresentate tutte le geste del capitano, ci sono delle bellissime statue, poi dei bellissimi quadri, da cui anche la presenza della città di Cecchino. Le grandi battaglie di Vince e c'è questa cappella stupenda e dove sotto da tutto dopo c'è la tomba, solo questo volevo dire, insomma, a correre della bellissima rappresentazione del corso. Ma una cosa volevo chiedere, invece il quadro della rappresentazione della Sacra Carriera, dove esiste e dove sta questa la Sacra Carriera? Sì, c'è, quindi vediamo. A questo punto il gran capitano, che era duca di Sessa, già la signora conosceva come Sessa,
ma non è così, non è che fanno la voce. Allora, questa famosa di sfida del Paroletto, che oltretutto non è unica, perché pare che a Paroletto di sfida ce ne furono parecchie, 200 e forse 30, perché sapete, il gran capitano stava a Paroletto, stava aspettando di dover imporsi, questo è vero. Perché lui aveva una grande capacità tattica, diciamo che era lui un furbacione certo. E mentre aspettavano altri, era creata questa guerra che non succedeva niente in pratica, ci stavano solo delle piccole azioni di guerriglia, di scene, munizioni, cose, si creavano delle rivalità tra gli stessi cavalieri, da una parte e dall'altra. E ci furono varie sfide, ci fu una sfida che erano sul finire del 1502 tra spagnoli e francesi. A quanto pare fu in pareggio, una sfida che finisce in pareggio, non lo so, perché erano proprio organizzate. In pareggio ci stavano giudici, ci stava campo. Se si usciva fuori dalla gamba, ci stava fuori gioco addirittura. Infatti, un racconto della sfida di Barletta è che i cavalieri italiani, invece di caricare come i francesi, rimasero fermi. Quando arrivarono i francesi, allargarono le file e alcuni uscirono dal campo, per cui si trovavano, non dovevano più partecipare alla sfida. Si trovavano fuori gioco, no? Calcisti capito. Però non si sa, perché quando si parla della sfida del Barletta è più la leggenda che la realtà dei fatti. Si sa che erano 13 italiani, 13 francesi. Gimeno, come già ci diciamo, 13 napoletani. Sì, 13 napoletani, perché erano in Italia. Gimeno, però già ci diciamo, perché non in Cina, sono tutti vinti. Hanno fatto che stanno scritte 13 e molte hanno fatto che stanno scritte 13 e mai. E di parecchi non si sa bene chi erano. Cioè quando tu dici Fanfulla da Oddi, Fanfulla da Oddi non era da Oddi, era un nome che era Oddi. Insomma, ci stanno una serie di cose che non... Comunque questa sfida si fece i vangeli italiani, come si sa, e c'è invece una roba, perché chi dice che non ci funziona molto, anzi addirittura poi la cena assieme, italiani e francesi. E alla fine i francesi dopo la cena sono andati a cercare la donna per festeggiare, perché comunque festeggiare. Questa è la versione. Alcune versioni ne parlano da tre morti. In altre versioni addirittura le volte diventavano solo, che c'è stato il famoso Graiano d'Asti, ma sembra che quello vediamo Claudio, Claudio Graiano d'Asti, che apparisce, che dovrebbe essere italiano, eh? Quello che